Ciao, ciao a tutti! Ciao! Laura, sei circondata? Sono circondata. No, prima, aspetta, siamo tornati in Borgo Basino! Bambini, vi ricordate? Alice e Clara, E le nostre Clara? somarelle. E ci sono piaciute tanto, o forse loro, noi siamo piaciuti a loro e quindi ci hanno chiesto di ritornare. Potevamo dir di no? No. Laura? Siamo venuti a leggere un po' di storie sia a Alice e a Clara e a Perla la capretta e a Selvaggia la Sì, c'è capretta. anche Perla, eh? Aspettate, dove sono? Sono lì, fra un po' le vediamo che compaiono. Sono un po' timide le caprette, non sono come le asinelle che sono invadenti. Cosa Allora, leggiamo, Gianni? io so che tu hai preparato delle filastrocche, è vero? Allora, la prima Poi abbiamo anche una storia, eh? la dedichiamo alle caprette. Allora. Capre? Come fanno le caprette, Laura? Tu? Capra capretta che bruchi tra l'erbetta, vuoi una manciatina di sale da cucina? Il sale è salato, il bimbo è nel prato. La mamma è alla fonte, il sole è Monte? sul monte è l'erbetta. Capra capretta! Ma come fanno le pecore invece? E le capre? Beh, scusami, parlano la stessa lingua allora. Alice e Clara stanno qui perché io qui c'ho il pane secco, loro lo sanno! Ma noi glielo diamo alla C'ho il fine pane e le come carote premio. nascoste qui nelle tasche, loro lo sanno! Adesso raccontiamo a Clara e Alice una bellissima storia di una talpina. Chi me l'ha fatta Chi in me l'ha fatta in testa? testa? Salani Editore. Donatella Zigliotto è l'autore. Sei precisa, brava. Una sera, quando come al solito la piccola talpa mise la testa fuori dalla tana per vedere se il sole se n'era andato, ecco che cosa successe. Com'era? Era rotondo e marrone, pareva un po' una salsiccia. E il peggio fu che le cadde proprio in testa. Plic! Che schifo! Ma che schifo! Che Esclamò la piccola talpa. Chi è che me l'ha fatta in testa? Mia pecomera non poteva scoprirlo da sola. Come mai che Clara e Alice sono andate? Ah, adesso lei è curiosa. No, ma stavo ascoltando la storia, eh. Così, cosa fece la talpa? Andò in giro per la fattoria a cercare il colpevole e incontrò una lepre. Lepre! Lepre! Sei tu che me l'hai fatta in testa! Ma io, ma su via, io la faccio così! Piti 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 piti. 50 piccoli pisellini crepitarono le orecchie della piccola talpa, che fece un saltello indietro. E non era stata la lepre. Incontrò il cavallo. Ehi, cavallo! Cavallo! Sei tu che me l'hai fatta in testa! Io? Ma va! Io la faccio così! E puffete, 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 puffete! Cinque grosse palle come pallottole crepitarono al suolo. Po-po-po-po-pom! E non era stato neanche il cavallo. Maiale! Maiale! Sei tu che me l'hai fatta in testa! Io? Ma quando mai? Io la faccio così! E pruff! Alzò la sua codina ricciola e proiettò un monticello molle e bruno sul prato. La piccola talpa si tappò. Hai il naso, c'era una puzza! Che puzza, mamma mia, che puzza! E non era stato neanche il maiale. Dici un po'! Mucca! Mucca! Sei tu che me l'hai fatta in testa! Ma che dici? Io la faccio così! E pataplaf! Un'enorme focaccia verdastra si depositò mollemente al suolo. È stata lei a farmela in testa! Che doccia, mamma mia, che doccia! E così andò dal piccione. Piccione, piccione! Sei tu che me l'hai fatta in testa! Io, ma no, figurati! Io la faccio così! E sprush! Uno spruzzo lattiginoso picchiettò il terreno macchiando di bianco la scarpina della piccola talpa.
e non era stato neanche il piccione. E allora... Senti un po', senti un po'. Capra, sei tu che me l'hai fatta in testa? Ah, ma che io la faccio così? E glanghede. Una quantità di gnocchetti color cioccolata, capito un bolò, sul prato. Aspettate. Aspettate che non viene. Capito un bolò sul prato. Un attimo. La piccola talpa li trovo anche deliziosi. Mamma mia, quasi quasi gli darei un leccottino. Vieni botta, Clara, lei è Clara. Clara, vieni qua, Clara. E così non è stata neanche la capra. A un certo punto vide. Ehi, voi laggiù, disse la piccola talpa. Però quando si avvicinò, vide solo due grandi e grosse mosche nere. Che... vai. Che si stavano abbuffando sulla cacca del... Chi è quella? Della talpa. Ma che talpa? Non lo so, del cavallo, sono delle bombe grosse. Chi è quella della talpa? Sono confusa. E le mosche cominciarono a fare. Brava, dai, ancora. Così. Non muoverti, dissero le mosche. A un certo punto... Non ti muovere. Vieni qua, Clara, vieni qua. E Clara vuole partecipare. È una mosca, fa ancora la mosca. Non gli piace. E le mosche dicono: non c'è dubbio, questa è cacca di cane. Sono protagonisti, scusa. Così, finalmente la piccola talpa sapeva chi era stato quel disgraziato che gliel'aveva fatto in testa. Chi era stato? Lo sa. Chi era stato? È vero, proprio lui! Gianmaria, il cane del macellaio. E ora, vendetta, tremenda vendetta. Ah, così cosa fece la piccola talpa? Veloce come il lampo, si arrampicò sulla cuccia di Gianmaria e... Veloce come il lampo, guarda come corre la talpa. E dall'alto... Dove è finita? E dall'alto... Plin! Gli spedì una minuscola salsiccetta proprio dritta in cima alla testa. Ecco qua! Fece felice e soddisfatta la piccola talpa e... si infilò sottoterra dove nessuno gliel'avrebbe potuta fare mai più in testa! Clara e Alice, vi è piaciuta la storia? Avete visto? Non c'è più la talpa, è stato tranquillo. Voglio il premio, che io ho qua la carottina. Voglio il premio, prima però leggiamo... Aspettate, come premio vi leggiamo una filastrocca. È vero? Vieni qua. Dalla Sinfonia degli Animali, visto che qui ce ne sono tanti, della Rizzoli. Aspettate. Allora, leggiamo un saluto pennuto. Vuoi venire qui? Vieni. Con il sole di contorno i pennuti fa un buongiorno. Chiocciano, sbirciano, gracchiano, cantano, trillano, ciarlano, tubano, cianciano. C'è una grande confusione, un bel caos, ma attenzione! Ogni uccello ha il suo bel canto. Ascolta, senti. È un vero incanto. C'è anche la morale, leggi la morale. Anche quando la vita ti sembra un gran caos, è possibile trovare del bello in ogni cosa. Esatto. Mi sembra che sia adatto a noi, no? C'è del bello in ogni cosa, venite qui. Facciamo l'ultima filastrocca? Clara. Questa la dedichiamo. Clara, vieni qua a farti vedere. Ma Clara è pezzata, guarda com'è bella. Già, è tutta maculata. Sì, i pony impazienti, un po' come la Clara e l'Alice. Dai, al galoppo, mai al trotto. E guai fermarsi, è il loro motto. Via di corsa come schegge. Mi è scappato il premio. Aspetta. Come razzi, come frecce. Dov'è? Sguardo bene, avanti. Balzosi e scattanti. Il futuro ha i suoi regali. Ma il presente non ha eguali. Memorale. Il domani arriverà prestissimo. Rallenta un po' e goditi il presente. È quel che stiamo facendo. E a Borgo Basino, altro che godere il presente. Qui c'è presente, passato, futuro, tutti in un unico punto, come questo. Lo sapete cosa c'è qui dietro di noi?
c'è il pero centenario. È colui che ha raccolto tutte le storie di questo luogo magnifico ed è pronto a rilasciarle. Perché questo luogo qui, è adatto per raccontare storie. Qui, nell'idea di Federica, ci sarà una, ci dovrà essere un'arena dove tutti potremo venire a raccontare e ad ascoltare. Adesso facciamo un gioco a Gianni. Ai. Ci sono i vasetti. Questo non era previsto. Sì, facciamo un gioco. Gianni deve indovinare una cosa. Clara, vieni qua. I vasetti misteriosi sono dei prodotti buonissimi che vendono qui a Borgo Basino. Ah, devi sì. Indovinare io? Sì. Ah, ma questo però è un bel gioco, scusami. Sì. Ah no, questo è bello, questo lo faccio volentieri. Sì. Quindi devo assaggiare e indovinare. Wow, mi aiuti Clara, mi aiuti. Vi faccio vedere. No, lei è Alice. Alice, mi aiuti. Bambini, guardate. Qui io ho comprato questo vasetto buonissimo. Gianni, devi indovinare cosa c'è dentro. Dal profumo? No. Ma sono curioso. Se lo vuoi aprire lo puoi anche aprire. Cosa sarà? Perché scusa, non li posso assaggiare. Sì, li puoi assaggiare, ma certo. Ecco cosa assaggio, con le dita. Ma dai, ma mi prendi in giro, mi prendi. Cos'è? Cos'è che facciamo vedere? Marmellata di pericotogne. No. Marmellata. Ma tu lo sai? No, non è marmellata di pericotogne. Mi ci dicono che no. Come no? Però l'aspetto è quello. Allora, susine di montagna. No. Marmellata di... La marmellata era però. Era... Marmellata di... C'ha tanti pallini di... dentro. Guarda. Di... Cachi! No. Suggerimento? Suggerimento? Marmellata di fichi! È buonissima! Mannaggia, ma sì. Cioè, era anche semplice da dire. E adesso l'ultimo. No, ma mi dispiace aver sbagliato. Questo lo so. Ah, queste sono melanzane. Non sono melanzane. No, si vede. No, sono proprio melanzane. No, forse sono melanzane. No. Si mangiano con il pane, sono buonissime. Vero, queste sono buonissime. Guarda, lo dicono anche loro. Sono buone, vero? No, ditelo voi, questo è facile, ditelo voi. Si vede. Sono le... limone a fette. Dai. Dai, Gianni. È anche colorato di giallo. Sono le... le triglie. Marinate. Le triglie marinate. No, triglie no, perché qui siamo, non siamo in montagna, scusa, Dai. Clara. Cosa? Clara lo sa. Sono le zucchine marinate da mangiare con il pane. Zucchine, wow! Me le porto a casa tutte e due allora. Ho vinto il premio? No, il premio l'hanno vinto! No, il premio, sì, chi ha vinto il premio? Adesso chi è che vuole il premio? Guarda qua, aspetta, chiamiamole. Tutte, ragazze, tutte qui! Chi è che viene? Per i premi! Prego! Chi è che viene? Prego! Chi è che si fa tirare? Prego. Perché da me non vengono la tessi? Cioè, scusa, C'è una bella carottina! Ah, eccola! Prego. Eccola! Ale. Eccola! Il pane dove è finito? Il pane dove è finito? Il pane ce l'ho io, tieni. E le capre? Le capre! Là che sono là che poverette ci guardano invidiose. Caprette! Prego, tutte quante! Aspetta, non mi mangiare le mie conserve cose. Aspetta. Caprette, non vengono aspetta. Le caprette, c'hanno un po' di paura. Aspetta. Ti ricordi che ci ha spiegato l'altro giorno come si fa a dare da mangiare senza Dalle mani, senza aver così. Bisogna essere delicati, metterle qui e aspettare che mangino. Però non mi mangiare il giubbotto, Aspetta, così, questo guarda. Questo è un po' di panino buono. Adesso arrivano le capre, facciamo poco. Ecco che arrivano le capre. Forza, venite. Perle selvaggia, forza. Perla è selvaggia? Sì. Ma tieni un po' per loro, scusami, vorreste venire qui con noi a dare da mangiare gli animali, Bene, è una guardate. Cosa molto istruttiva, veramente. Eccole qua sotto, vediamo se si vedono. Perla. E anche un po' alla sua sorella selvaggia. A Cattano, selvaggia. Io ho ancora una carota. Vieni. Chi è che la vede? Ho ancora una selvaggia, carota. Selvaggia, vieni qua. Non ce la facciamo. Selvaggia, voi avete già mangiato. Vieni. Forza. Ma le capre mangiano le carote? Anche le capre? Via, qua, vieni. Ecco qua. Abbiamo finito tutti i viveri! Tranne le marmellate di zucchini. Marmellate di zucchini si può dire? Non lo so, non esiste. Non esiste, però. Guarda! Guarda! C'è il pane secco! Sì. Proviamo noi col pane secco. Guarda! Vieni, bravissimo, bravissima! Ragazzi! Vi salutiamo! Da Borgo Basino Bis! Venite tutti a vedere Borgo Basino! Tornate ancora, Ciao! Che sono molto accoglienti questi animali! Ciao!